naturale che ci fosse Phil alla batteria, anche perché conosce la nostra musica quanto noi, ha una sensibilità musicale veramente incredibile. Lui è, oltre che essere un grande batterista, suona benissimo il pianoforte, la chitarra, il basso, cioè uno che suona veramente col cuore, ha quella musicalità di quelli che nella musica ci sono dentro, non attorno. E quindi poi ha un successo personale ogni sera incredibile. Anche ieri sera ha avuto proprio un urlo quando l'ho presentato da parte del pubblico, perché poi lui è uno umile, è uno molto serio, molto carino, ma anche molto cazzaro, perché ti fa ridere, tutti gli altri musicisti vogliono bene, gli altri pubblici vogliono bene, perché sa stare sempre al suo posto, è sempre disponibile, però è un gran cazzaro, per cui ti racconta le poesie che scrive lui, cioè è veramente molto divertente. E quindi si è creato questo rapporto un po' magico sul sì, palco, e anche generazioni diverse, sì, questa è la cosa. Anche Ludovico Vagnone con Dodi, a parte con tutti noi, no? Però io parlo di chi si confronta col musicista suo, no? Io mi confronto con la batteria, Dodi si confronta con l'altro chitarrista. E Dodi è innamorato di Ludovico Vagnone, perché è una persona anche lui così disponibile, così umile e così bravo. Stessa cosa Robby con Danilo Ballo, che si scambiano le parti, decidono chi fa gli archi, chi fa il piano, chi. Ti dico, è nata una collaborazione che è quello che ci dovrebbe essere in un gruppo, e che ogni tanto purtroppo si era smarrito, ed è veramente bello. Per cui domani sera sarà una serata della Madonna, anche se siamo a Roma e non a Milano, serata della Madonna, ragazzi. Senti un po', ma tu mi hai parlato di quasi un mese di prove, no? Sì. Ecco. E quanto ci avete messo invece, prima di iniziare le prove, che si devono decidere i pezzi, quanto ci avete messo a scegliere? Ma lì ci abbiamo messo neanche tanto, perché allora abbiamo detto facciamo tutto l'album nuovo, e lì ci vuole un minuto a deciderlo, certo. Ed eravamo tutti d'accordo. Poi ci sono degli intoccabili, tu lo sai, quando avrei fatto anche le scalette con Claudio, ci sono dei pezzi che vieni lapidato se non li suoni, perché non puoi non suonare, perché Pensiero, come dicevamo, è come se Rolling non suonassero Satisfaction, cioè, no, però perché a parte i fan c'è comunque anche tanta gente che non è proprio fan, certo, che quelle le vuole sentire, però per capito, cioè se tu fermi uno per strada e dici i Pooh, ti nomina Pensiero, per forza. Uomini soli, Dammi solo un minuto, Tanta vale di lei, cioè questi sono brani che non puoi non fare, per cui insomma lì hai fatto un'altra buona mezz'ora, certo. Dirò. E a quel punto poi ci è venuto in mente di fare questa chicca bellissima che è Il tempo, la donna, la città, un brano che non suonavamo dal 75, e poi in mezzo ci abbiamo messo un po' di cose nostre che amiamo anche noi, che ci piace suonare, ed è venuto un concerto bello, divertente, energico. Adesso per l'estate abbiamo questi nuovi fari che ieri sera guardavo, in un momento in cui non so, mi sono girato a guardare indietro, e sono pazzeschi, perché hanno una potenza e un effetto quasi da laser, ma sono dei fari molto molto belli, per cui insomma si creano queste atmosfere, anche se ho avuto la sensazione che il palco, no? Cioè avete un po' lasciato, no, l'idea del palco colossal, assolutamente, ma questo è perché quello era una cosa, però adesso è un palco più musicale, bravissimo, più da musicisti, perché così da club sono ritornati gli amplificatori sul palco, esatto, che sono poi mescolati in mezzo alle rocce, le cose, però il sapore deve essere quello del gruppo che suona, sì, che si ritrova e suona. Non ci stanno i particolari scenografici non legati specificatamente alla musica. Ricordi quando andavate a suonare Parsifal a 20 metri d'altezza? Ma erano anche altri momenti, no? Sì, sì. Ma lì era ancora molto rock, ma poi abbiamo avuto anche un periodo in cui abbiamo fatto degli spettacoli bellissimi, ma molto precisini, molto rigidi, sì, molto televisivi, quasi, no? Non c'era niente sul palco, esatto, molto essenziali, così che è stato un periodo anche quello in cui è andato, andava bene fare così. Cioè io
non critico e non rinnego mai niente del mio passato. Io non capisco quelli che lasciano una donna e ne parlano male. È la stessa donna di cui eri innamorato, perché, cioè, secondo me le cose iniziano, finiscono, ci sono delle epoche che vanno vissute. Abbiamo fatto degli spettacoli bellissimi, pulitini, precisi, oggi lo diciamo, allora erano perfetti, per cui ogni epoca ha avuto i suoi momenti. Però voi stessi dite, parlagli solo dei nostri momenti peggiori, quelli che da sempre fanno finire gli amori. Non dirgli mai, insomma, tanto per scherzare un po'. Senti, con Dodi abbiamo parlato un attimo dei suoi momenti fuori dai Pooh, quindi sì. del suo disco di chitarra, dei Sorapis e queste cose. Tu hai avuto anche tu dei momenti, i solisti, ne hai nella mente nel futuro ancora di prendere qualcosa di te per te, allora, oppure no? Io sto facendo un sacco di cose. Ho fatto questa fondazione alla quale tengo tantissimo. A settembre presenteremo i primi lavori del primo anno. Abbiamo prodotto l'album di un gruppo di rock progressivo che vi manderemo tutti quanti. Si chiamano Kashmir. Sono 5 operai di Cesena, giovani, bravissimi, pazzeschi. Sembrano i Gentle Giant, suonano da paura. Ed è uscito il primo singolo che si intitola Dammi l'anima, che è una ballata che vi faremo avere. Poi abbiamo prodotto l'album di un ragazzo di 16 anni che suona il pianoforte classico in maniera spaventosa, è un mostro. Mm-hmm. L'abbiamo registrato chiamando un direttore musicale da Berlino e anche lui uscirà con un disco che si chiama Scherzi, sonate notturni, dove suona Chopin, Liszt, Schumann e Schubert. È un disco bellissimo, però lui, capello lungo, jeans strappato, maglietta, un ragazzino che salta e fa certo. casino e voglio mandarlo nelle scuole a far capire che la musica classica è una cosa meravigliosa e non occorre essere vestiti da pinguini per suonarla. Poi abbiamo trovato un crooner che è una delle voci più belle che abbiamo mai sentito in vita mia, pur avendo ascoltato dei grandi cantanti, che si chiama Alabert, è italo-canadese. E con lui abbiamo fatto una versione di The Way We Were di Barbara Streisand, nella stessa tonalità di Barbara Streisand, con la piccola differenza che lui ha il pisello fra le gambe, esatto. È un maschietto e canta da paura, adesso a parte gli scherzi, è veramente bravissimo. Poi abbiamo un ragazzino che ha fatto un brano rock che si chiama Libera l'ormone ed è molto divertente, molto cazzarone, molto rock and roll, però mi è piaciuto perché è dissacrante e ride di quello che fa, come deve essere uno che fa rock and roll. Poi abbiamo scelto un grafico bravissimo che farà le copertine di tutti i dischi della fondazione da ora in avanti, quindi ovviamente essendo pagato. E poi gli ho procurato un contratto con la Rizzoli per un lavoro molto importante per il 2012, un lavoro che gli porterà grandi soddisfazioni, è un disegnatore bravissimo. E poi abbiamo preso un fonico, l'ingegnere del suono, di 20 anni, di Latina, che si è appena diplomato al SAE di Milano e l'abbiamo preso con la fondazione, gli paghiamo un anno di appartamento a Milano per farlo lavorare nel nostro studio e essere a contatto con grandi ingegneri del suono e anche buoni artisti per imparare delle cose. Per cui è una bella fondazione nella quale credo molto, insomma io credo che i giovani vadano aiutati, l'eccellenza vada aiutata, io cerco l'eccellenza, ho ricevuto 1800 provini, li ho ascoltati tutti, ti assicuro erano tutti mediamente buoni, però il buono non mi bastava, per cui la fatica è stata cercare chi aveva qualcosina in più, insomma, per fare. Comunque sono molto felice di questo. Poi ho scritto una colonna sonora per un film The Opening con Danny Quinn e la Cucinotta che uscirà a settembre, non so se lo presentano a Venezia, ma comunque uscirà a settembre. Poi sto scrivendo un libro un libro autobiografico, un libro invece da romanziere, è un libro che non dico il titolo, però il sottotitolo potrebbe essere come arrivare a 60 anni non troppo rincoglioniti. Ecco, un po' il concetto è quello. Parlando di sogni, utile. Sì, di sogni, di passioni, di voglie, di quelle cose che insomma uno non deve perdere mai se vuole continuare ad alzarsi al mattino
e vede splendere il sole anche se piove, insomma, bisogna, bisogna costruire dentro di noi qualcosa di particolare. Comunque io vi trovo ringiovaniti d'animo proprio, Guido, io sono, è vero, no, guarda. Che li vedi con gli occhi che brillano, sì. Cioè, questa cosa lo vedi nei ragazzi di 20 anni, no, che vengono qua, che ti parlano del loro disco, hanno avuto tutto, dalla musica, il successo. Cioè, poi quando cominci a sentire i risultati che hanno dopo 40 anni, abito 30 milioni di copie vendute, miliardi di concerti, dischi dal vivo, eccetera, abitualmente ti aspetti che arriva l'artista che è un po' stanco, annoiato, che lo sbadiglia, fa perché lo deve fare. Lo fa perché lo deve fare. Invece tutti loro ogni volta, ma anche l'altra volta quando sono venuti, hanno questo entusiasmo straordinario. Anche adesso mentre stavi raccontando della fondazione, l'occhio era già brillante. Andy Warhol, sai, con le Industries, che certo, lui chiamava esattamente delle persone, cioè io voglio che entrino delle persone con la possibilità di fare, e mi faceva venire in mente questa cosa. Sarà anche per il tema di Italiano che hanno dato qualche giorno fa. Esatto. E insomma, così, hai capito? Poi sai, questa mia scelta adesso, sempre per continuare a parlare di me, sì, stesso, questa mia scelta è anche di cambio di stile di vita, no? E diventare vegano non è una cosa facile. Spieghiamo cosa vuol dire vegano. Vegano è quello che non mangia nulla di provenienza animale, per cui a parte né carne, né latte, né burro, né formaggio, né pesce, molte cose, neanche il miele. Però è una scelta che ti fa star bene, perché io quando mi siedo a tavola so che il mio cibo non è costato la vita di nessun essere vivente, e siccome il mio prossimo è qualsiasi cosa che si muove e cammina, io non mangio il mio prossimo, e il mio prossimo può essere anche un pollo, perché io che diritto ho di stabilire che un pollo o una mucca non hanno un'anima? Certo. Che diritto ho di stabilire che esistono animali da affetto e animali da affettato? Cioè non, certo, non ci sta, l'uomo è uno strano mammifero, è l'unico mammifero che arrossisce, forse ne ha qualche motivo per tutte le malefatte che ha combinato su questo mondo, per cui io mi sono tolto, voglio che la mia impronta su questo mondo sia un'impronta serena. Ma quanto è difficile fare questo? Ma guarda, all'inizio se ci arrivi con convinzione, con studio e capendo che cosa vai a fare e perché lo vai a fare, che è una scelta etica, non è così difficile. Non è così difficile. E poi ci sono delle cose buonissime da mangiare. Ieri sera dopo il concerto ho organizzato una cena in albergo dove tutti hanno mangiato insalate, formaggi, prosciutti, cose, tutto quanto. A me hanno portato dei fagioli fantastici e dei cannellini che sono proteici come una bistecca. Ho mangiato del melone dolcissimo, dell'anguria, un'insalata buonissima. Neanche più salutare, sicuramente. Che non mi è mancato nulla. Ho fatto gli esami del sangue. Io ripeto, sto per compiere 60 anni a novembre. Ho fatto i miei esami del sangue, non ho un valore spostato, cioè sono tutti perfetti. Colesterolo, quello di un bambino di 14 anni. Ecco abbiamo Guido. Cominciamo. Ecco. Senti, tra le tante cose belle che hai fatto, anche se vogliamo extra pu, c'è stato anche uno spettacolo a Padova molto bello. Sì, quello è un po' il mio orgoglio. Con una Delia Gualtiero in strepitosa forma. Ah sì, Delia è venuta a cantare con la Chiara, con nostra figlia. E, ho fatto questo concerto per gli alluvionati. L'ho messo in piedi in pochissimo tempo, l'ho chiamato Red and Friends. Sul palco c'erano 80 elementi, 40 d'orchestra e 40 di coro. Abbiamo fatto un giorno di prove, lo stesso giorno del concerto, e sono arrivati tutti quelli che ho chiamato, da Gigi D'Alessio a Mario Biondi, ai Pooh, ai Sonora, Ivana Spagna, Davide Mogavero, quel ragazzino di X Factor, sì. Poi ho portato il mio pianista giovane che è incantato con un pezzo difficilissimo, ha fatto il terzo movimento della quarta sonata oppure il quarto movimento della terza sonata, non mi ricordo più, di Chopin, una cosa pazzesca, e ha tenuto incantate 3.000 persone in questo grande teatro col pianoforte da solo. Poi c'era un cantante lirico che ha cantato Con te tornerò, Con te partirò, assieme all'autore di Con te partirò, che è veneto anche lui. Insomma, abbiamo fatto uno spettacolo veramente bellissimo, Aldo Tagliapietra delle Orme, e io cantavo un po' con tutti, così insomma ho cantato anche in napoletano con Gigi, è venuta una serata bellissima e abbiamo raccolto anche tanti aiuti ed è venuta bene. Poi di conseguenza questa serata e al mio amore per il Veneto mi hanno fatto testimonial per il Veneto per i 150 anni dell'Unità d'Italia, e fino ai primi di luglio, se andate al Palazzo di Giustizia, c'è lo stand del Veneto dove ci sono io che vi accolgo con un filmato in cui racconto il mio Veneto
per come lo vedo io. Per cui ti dico tutte cose belle. E allora tu dici, ti sorridono gli occhi. Mi sorridono gli occhi perché sto facendo esattamente le cose che mi danno gioia, che mi coinvolgono, che mi fanno star bene. Ho una moglie meravigliosa, ho due figli fantastici, ho quasi paura a dirlo a volte, no? Però sai, io non credo né nella fortuna né nella superstizione né nelle sfighe. Io credo che tutto questo è dentro di noi. Allora io ogni mattina quando appoggio i piedi, un piede dice grazie.